Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce quando si emoziona, diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti scompiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Achiu! Ciao uccellini. Ciao Teo. No? Cosa? Ok, quei peperoni stanno sputando fuoco, ma in fondo va tutto bene. Ma tu sembri Cappuccetto Rosso da vecchia. Forse sembro vecchia, ma in realtà sono ancora giovanile. Sono in piena forma. Fermo, dove stai andando? Alto là, ora ti trasformo in un broccolo. Ho avuto un incubo. Se chiudo gli occhi, mi addormento subito e lo rifaccio. Ne sono sicuro. Ero al parco quando... Fermo! Fermo! Non voglio sentire storie di paura. Però ecco, sono curioso, perciò ascolto solo un po'. C'erano peperoni che sputavano fuoco e una perfida vecchina ninja voleva trasformarmi in un broccolo. Ma è terribile! Dei peperoni ninja! Ti succederà anche di peggio se non riposi. Lo stress può fare brutti scherzi ai pinguini. Gonfiore agli occhi, spelacchiamento diffuso. E l'effetto più raro, lo sbeccamento. Il mio povero becco! Solo che non posso dormire. Non voglio più rivedere la perfida vecchina. Tranquillo, per la fifa da incubo ho la soluzione infallibile. Quando faccio un brutto sogno, mi mangio un po' di cioccolata e va subito meglio. Per forza, nei tuoi peggiori incubi il mondo resta sempre senza cioccolata. Non mi ci far pensare. Mi serve l'aiuto di un coraggioso, un forzuto, un duro. Ma chi? Chi può essere? Chi? I pinguini non sono molto perspicaci, eh? Brutta vecchina ninja! Ma non sa come far passare la paura! Lo sapevo! E come? Forza bruta! Kung fu! Molto meglio! Fiorellini! Intendi fiorellini tosti e muscolosi, vero? No! Fiori belli e colorati! Chiudi gli occhi e immagina un prato fiorito! È così che facciamo noi duri! Ah, beh, se lo dici tu! Ok! In effetti ora va meglio. Oh, come non detto, meglio riaprire gli occhi. Oh no, mi sono addormentato, ecco, lo sapevo. Sono in piena forma, forza, vieni qui, broccolo. Aiuto. Perché i pinguini sono così lenti? L'esercizio doveva rilassarti, non farti dormire. No, tutto mai broccoli, no. Sentito, il pulcioso ha paura dei broccoli. Sì, anche a me i broccoli fanno paura. Sono così verdi. Se nemmeno Ramon può aiutarmi, resta soltanto una cosa da fare. Affrontare con coraggio le tue paure.
Non dormire mai più, tanto adesso non ho più il becco, sono un opossum. Wow! Questo vuol dire che potrai fare un sacco di cose la notte. Sarà proprio come di giorno, ma al buio. Forse non sarà così male, però... improvvisamente ho tanto sonno. Brutte notizie, amico opossum. A quanto pare per te è il periodo del letargo. Cosa? Oh no! E ora che succede? Beh, dunque, il respiro si fa profondo, i muscoli si rilassano, gli occhi si chiudono e... Grazie, Peter. Un amico ti annaffia sempre nel momento del bisogno. E mi hai anche fatto venire un'idea. Ta-da! Vi presento lo sveglia opossum. Wow! Ripensandoci, che cos'è? Speravo me lo chiedessi. Il getto d'acqua è trattenuto dal capo in posizione verticale, ma ad un reclinamento si attiva il meccanismo oscillante con conseguente innaffiamento. Semplice, no? Quindi, se chino la testa, mi bagno. Credo che lo testerai molto presto. Allora, chi di voi vuol vedere un bel documentario? Quelli di geografia sono micidiali! Non può farcela, è impossibile! Perché non è detto? Magari questo è interessante! Mentre in pianura è diffuso l'allevamento di pecore. Gli esemplari si contano numerosi. 1, 2, 3, 4, 57, 58, 59, 236, 237... Tutto bene? Mi sembri un po' stressato. Che io? No! Il chewing gum mi tiene sveglio! Gomma? Ciocca di pelo? Lo so che non ti piacerà, ma è il momento di andare dove iniziava il sogno, al parco. Così vedrai che in realtà non c'è nulla da temere. Il parco? Teo! No! Perché? Perché? È solo un meccanismo di difesa. Gli opossum fanno così se si sentono minacciati. Cioè, cadono stecchiti. Ma che strana difesa. Fingono di esserlo, Peter. Su, andiamo. Puoi rilassarti adesso. Non c'è nessuna vecchina ninja in vista. Beh, sì, in effetti, hai ragione, sembra tranquillo. Ma tutto iniziava con una specie di terremoto! Arrivano i broccoli! Pietà, non voglio essere un ortaggio! Avete sentito anche voi? L'orrendo suono delle viscere della terra! Orrendo? Era orrendo? Ma in realtà veniva da ben altre viscere. La mia pancia! Cosa? La tua pancia? Aspetta un momento. Ieri mi ha tormentato per tutto il giorno. Oh, scusa. Scusa. Pronto? Scusa! Il sogno era così spaventoso e invece tutto qui. Perché non ci ho pensato prima? Prima non avevi una memoria da elefante, mio pachidermico amico. Ehi, allora puoi usarla per scoprire da dove vengono le altre parti del sogno. Così non ti farà più paura. Se avessi un biscotto per ogni idea geniale, casa mia sarebbe piena di dolci. In effetti, lo è già. Mai visto un elefante dallo psicologo? Chiudi gli occhi e concentrati. Coraggio, lasciati guidare dalla mia voce. Ma e se poi mi addormento? Non lo permetterò, amico mio. Ricorda, Teo, ricorda. Qualcosa del tuo passato che ti ha turbato. Magari qualcosa di più recente. Meno recente, Teo, meno recente. Cerca di concentrarti su broccoli e verdura. Verdura? Ma sì, certo! Come ho fatto a non capirlo? A casa mia, venite! Ecco perché si dice pesante come un elefante! Ecco perché si dice maldestro come un elefante. Dovrebbe essere qui. Ah, ecco! Le ricette di Cappuccetto Rosso. Piatti genuini e senza grassi.
Ho paura che questa notte avrò gli incubi anch'io. Vedete, mia madre, come dire, è fissata. Zuppa di broccoli mantecata ai broccoli in salsa di broccoli. Melanzana ripiena di peperone, ripieno di banana con sorpresa di broccoli. Gelato al sedano con crema di cavolo e cipolle e broccoli. Non mi stupisce che te li sogni la notte, ma perché la vecchina? È l'autrice del libro, Nonna Cipolla. Ma sì, certo, è la conduttrice di In piena forma con i broccoli. Guarda sempre quel programma. La notte di Halloween. Quindi era tutto qui, la cucina di mia madre. Ah, niente più terribili notti senza sonno. Ah, devo dire che ti preferisco quando non sei un enorme pachiderma. Allora si dorme stanotte. Non vedo l'ora. Anzi, quasi quasi mi sdraio un attimo. Ciao. Flo, Peter, vi fermate a cena? No!